Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial dedicato alle ricette di cucina. Oggi vi farò vedere come realizzare questi biscottini con la marmellata di lampone. Andiamo subito a vedere gli ingredienti e la modalità di preparazione. Per realizzare questi biscotti avremo bisogno di una base di pasta frolla preparata con lo yogurt. Se non avete la ricetta, vi invito ad andare a vedere il mio video in cui preparo la crostata di mele e cannella, vi lascio il link in descrizione perché in quel video c'è la ricetta per preparare questa base di pasta frolla. Quindi con questa base di pasta frolla non vi servirà altro se non della marmellata. Io in questo caso utilizzo la marmellata di lamponi, ma voi potrete utilizzare la marmellata che più preferite, o addirittura se volete una cosa ancora più dolce e sfiziosa potrete utilizzare anche la Nutella. Noi adesso però li andiamo a fare con la marmellata di lampone. Dovremo semplicemente stendere la nostra base di pasta frolla con un mattarello. Adesso che abbiamo steso la nostra base, dovremo realizzare dei piccoli rettangoli e li andiamo a realizzare con questa rotellina. Quindi andiamo semplicemente a tagliare in questo modo la pasta frolla, realizzando dei piccoli rettangoli. E tagliamo così a metà, quindi i rettangoli più o meno devono essere di questa misura. Adesso dobbiamo andare a mettere al centro di ogni rettangolo la marmellata di lamponi o la Nutella. Andremo a stendere la marmellata al centro della nostra striscia di pasta in questo modo. Adesso che abbiamo steso la marmellata al centro di tutte le nostre strisce, andremo a fare un lavoro di questo tipo. Dobbiamo chiudere in questo modo la striscia di pasta frolla. Quindi così e poi di nuovo così. In modo che, diciamo che i due lati si sovrappongano. Adesso andiamo a prendere la nostra striscia di pasta frolla e la andiamo a chiudere così. Adesso l'operazione è uguale per tutte le strisce, quindi una volta fatte andranno poi infornate. Adesso che abbiamo chiuso le nostre ciambelline, le possiamo andare ad infornare. Come sicuramente noterete, alcune ciambelline sono un pochino più chiuse, altre le ho lasciate un pochino più aperte. L'ho fatto volutamente perché volevo vedere qual era il risultato in entrambi i casi, perché comunque è la prima volta che io provo a fare questo tipo di dolce. Prima di infornarli, andiamo a dare una spolverata di zucchero a velo. Adesso andiamo ad infornare a 180 gradi per circa 25 minuti. E E questo è il risultato. Buon appetito, ragazzi!